Siamo alla fine dell'anno, praticamente domani è l'ultimo giorno del 2016. Andiamo diretti, cose da buttare e cose da mantenere di questo anno. Fortunatamente, innanzitutto colgo l'occasione per fare gli auguri di un felicissimo anno nuovo a tutti i nostri tifosi. Da buttare fortunatamente poco, qualche cosina sì, però lasciatemi essere ottimista e propositivo. Diciamo che le cose piacevoli ce ne sono state e quindi dobbiamo continuare sull'entusiasmo che ci ha contraddistinto all'inizio di quest'anno. Così come abbiamo iniziato la stagione, spero di iniziare l'anno nuovo con lo stesso entusiasmo e specialmente con gli stessi risultati. Possiamo dire che questo anno si conclude con delle certezze, no? Insomma, se dobbiamo pensare a quello che è successo anche a livello sociale, si riparte da zero. Sì, si riparte da zero, si riparte con grandissimo entusiasmo, si parte comunque con una fase progettuale molto consistente che credo possa darci quella, come dire, quella stabilità che ormai stiamo ricercando da tanti anni e per la quale dobbiamo inevitabilmente ringraziare Raffaele Iavazzi che ci ha permesso di stare qua oggi. Voglio dire che qualche mese fa non pensavamo per niente, per cui sulla base del suo entusiasmo ci siamo caricati e a 360 gradi ci stiamo impegnando, non solo noi come Juve Caserta, ma le istituzioni, il sindaco Marino, gli imprenditori che in qualche modo ci stanno dando riscontri positivi. È chiaro che adesso viene il momento topico, cioè quello là di mettere sul tavolo delle proposte consistenti sotto tutto il punto di vista, in modo tale che possiamo annunciare ai nostri tifosi che forse usciremo da questo momento di impasse. Quindi prendiamo tutto il futuro con grandissimo entusiasmo. Lei giustamente è sempre stato molto cauto, bisogna darne atto, lei è sempre stato molto attento quando ha parlato di entusiasmo, non entusiasmo, obiettivo del club, tutti quelli che sono stati poi gli sviluppi. 2017 che deve essere certezza? Io spero che lo sia, perché stiamo lavorando per questo. Il mio stare con i piedi per terra proviene dall'esperienza, proviene dal fatto che siamo consapevoli di quello che noi siamo e di quello che noi vogliamo fare quest'anno. Poi è chiaro che nel momento in cui si presenteranno occasioni per essere ancora di più ottimisti, lo saremo sicuramente con grandissima voglia di fare sempre bene e regalare le migliori soddisfazioni ai nostri tifosi, alla città di Caserta, a questa nostra gloriosa maglia che deve essere difesa a tutti i costi. Veramente ne approfitto per un appello a tutti: difendiamola. Ecco, chiudiamo, le facciamo i migliori auguri da parte di Goldweb TV. Si riapre con una grande partita, il derby. Assolutamente sì, l'inizio dell'anno è scoppiettante, è il caso di dire. L'obiettivo è grosso sia per quanto riguarda la partita in sé per sé, essendo un derby con Avellino e sappiamo quanto ci teniamo, ma anche perché potrebbe rappresentare la consacrazione del lavoro fatto, cioè l'obiettivo, le final eight, al di là del prestigioso obiettivo, veramente potrebbero significare il suggello del lavoro fatto, di quello che questi ragazzi con l'allenatore sono riusciti a fare, ma non solo la squadra, devo dire, ma anche tutti gli staff della Juve Caserta, marketing, staff medico, la segreteria, l'ufficio stampa, insomma le tantissime persone che collaborano con noi, i settori giovanili, mini basket e quant'altro.